Ciao a tutti! Allora, video molto improvvisato. Io odio preparare i video, mi piace più farli così come vengono, vengono. Non mi importa se sbaglio a parlare, se dico cavolate, se... Insomma, non mi importa, ok? Qualche taglietto lo farò. Comunque, non mi sono preparato nulla, ho solo in mente una cosa. E cioè il fatto di dire la mia per quanto riguarda il registrarsi i video mentre si suona la batteria, ok? Allora, voglio dirvi alcune cosette per magari aiutarvi, per chi magari fosse interessato a registrarsi. Io, dato che l'ho fatto diverse volte, sia a me stesso che a altri, posso aiutare dando qualche consiglio, insomma. Bene, iniziamo subito parlando delle camere, ok? Allora, per registrarsi la batteria in modo economico e velocemente, l'ideale è utilizzare camere action cam, ok? Perché? Perché sono piccole, leggere, perché non hanno troppi settaggi da impostare, hanno un angolo volendo molto aperto, una discreta durata della batteria, che poi magari è possibile anche collegarle alla rete elettrica, e sono progettate in teoria per filmare in quasi tutte le situazioni. L'unico problema di queste camere, secondo il mio parere, è che a bassa luce rendono veramente pochissimo, quindi c'è bisogno comunque di illuminare bene la scena, ok? Per quanto riguarda quali action cam utilizzare, allora, le migliori, come ben sappiamo, in teoria sono le GoPro. Le GoPro sono le regine delle action cam, però costano un pochino, ok? Quindi intorno, più o meno, se prendiamo GoPro non proprio ultimo modello, penso che stiamo intorno alle 200 euro l'una, 170-200 euro l'una. Io finora ho utilizzato, per quanto riguarda i modelli GoPro, ho utilizzato le GoPro Hero Plus, quindi quelle, la Hero normale ma con lo schermetto dietro LCD, che vanno benissimo secondo me, ma ho visto i prezzi su Amazon, stanno ancora belle altine, mi sembra 270 o 240 euro, comunque sono ancora, stanno a prezzo molto molto alto, non capisco il perché, forse perché sono fuori produzione, non lo so. Poi c'è, ho utilizzato il modello GoPro Hero 5 Black, che ancora ho, e questa qui che sto utilizzando adesso è la GoPro 7 Black, ok? Quindi questi tre modelli. Diciamo che quelli che il modello con cui mi sono trovato meglio, anche se sembra assurdo, non parlo di qualità video, ma parlo proprio di usabilità del prodotto, è proprio la Hero Plus, cioè la più vecchia, perché avendo un firmware molto semplice funziona tranquillamente, registra, parte, si ferma, quando lo accendi, quando si spegne, mentre a volte queste ultime GoPro, anche la 7, dava qualche problema, quindi tante volte magari si andava a spegnere la GoPro, dava il segnale che si spegneva ma lo schermo rimaneva acceso. Sto parlando in passato, ma succede anche adesso. L'ultimo aggiornamento che ho fatto due giorni fa dovrebbe aver risolto questi problemi, infatti finora sembra che la GoPro si comporti benissimo. Comunque anche la 5 stessi problemi, oppure registrava un file e poi magari il file era inutilizzabile, quindi non lo so, forse problemi con la scheda SD. Certo che se utilizziamo ad esempio la GoPro 7 come questa qui, abbiamo bisogno delle schede SD molto molto veloci come memorizzazione, quindi non possiamo utilizzare delle schede più vecchie, magari meno veloci, perché i dati che va a registrare sulla SD la GoPro sono abbastanza pesanti, e quindi se mettiamo una scheda SD poco veloce non riesce la scheda ad immagazzinare in tempo bene tutti i dati e il file potrebbe risultare danneggiato o altro. Quindi schede SD di qualità, veloci, adesso non stiamo a scendere nei particolari, magari informatevi voi, e grandezza minima per registrarsi la batteria,
almeno un 16 giga. Con un 16 giga abbiamo intorno a un'oretta di registrazione, quindi possiamo registrare magari tanti take per poi andare a scegliere il migliore, oppure possiamo, se magari vediamo che stiamo registrando per più tempo, andiamo a cancellare, a formattare la SD per poi ricominciare. Almeno 16 giga, ma io consiglio anche 32 giga a camera. Per quanto riguarda il numero delle camere, scusate, torno indietro un attimo, ci sono anche camere più economiche, su Amazon è pieno di queste camere, di action cam. Mi raccomando però attenzione a scegliere quella giusta, magari andate a vedere i tutorial su YouTube, andate a vedere i video test, tutte queste cose. L'audio ce ne frega fino a un certo punto, perché l'audio lo prendiamo direttamente dai microfoni della batteria, mentre il video invece ci interessa. Ricordatevi sempre che più la camera è economica, più potrebbe andare a dare problemi con bassa luminosità. Perché questo, secondo me, lo dico? Perché praticamente un costo molto importante che ha queste camere, le camere in generale, è il sensore. Il sensore più è economico e più dà problemi a bassa luminosità, oltre altri problemi. Invece un buon sensore sensibile, fatto bene, a bassa luminosità rende di più di un altro, ok? Io non sono un esperto di camere ancora, però questa cosa l'ho potuta constatare da solo. Utilizzando anche camere sottomarche, roba del genere, io ne ho acquistate un paio, poi l'ho regalato o vendute, e vedevo appunto che c'erano questi problemi a bassa luminosità, veniva fuori rumore fotografico, eccetera eccetera. Quindi o illuminate benissimo a giorno la situazione e state tranquilli usando anche camere un po' più economiche, oppure attenzione a quello che comprate, ok? Abbiamo YouTube, abbiamo possibilità di andare a vedere tutti i vari video test, quindi non c'è problema. Ho visto anche che ultimamente Amazon sta spingendo delle GoPro delle action cam a 50 euro, mi sembra. Ho dato qualche occhiata a qualche video test, sono abbastanza buone, quindi ci sta. Non sono all'altezza della GoPro, ma ci sta. Allora, per quanto riguarda invece quante camere utilizzare, questo dipende sia da quanto volete spendere per comprare queste camere, sia da quanta voglia avete poi di andare a fare il montaggio sul video, sul programma di video editing. Io credo almeno due camere minimo devono esserci. Una sola rende il video un po' monotono, un po' noioso, ecco. Io credo che minimo due camere vanno benissimo. Bisognerebbe applicarne una in alto, okay, che inquadra tutta la batteria dall'alto, e un'altra a scelta. Di solito si mette di fianco al Charlie, che guarda la batteria così, ok? Possiamo metterla anche di qua, ma di qua è meglio, perché comunque riprende il Charlie, riprende un po' tutta la panoramica della batteria. La camera che sta posizionata in alto si potrebbe attaccare con degli accessori, tipo la GoPro ha degli accessori per attaccarle a delle aste o delle pinze, delle robe così. Si potrebbe attaccare ad un'eventuale asta per i panoramici, se se ne usa una sola, se si usa il microfono solo, oppure se si usa un'asta sola con due microfoni, ok? Si potrebbe attaccare direttamente sull'asta dei panoramici, oppure utilizzare un'altra asta microfonica posizionata centralmente, che parte magari da dietro alla testa del batterista, con il braccio che va sopra, e attaccare poi la GoPro o quale telecamera sia che inquadra la batteria dall'alto. Per quanto riguarda l'apertura del campo della camera, sarebbe bene riprendere tutta la batteria, quindi dal Charlie fino al Ride, ok, o China, quello che sia, quindi fare una bella ripresa ampia. Però non esageriamo magari con la lontananza, quindi teniamo sempre la batteria bella in primo piano, anche se c'è qualche taglio, anche se il Charlie viene un po' tagliato, il Ride o il China o che sia viene un po' tagliato dall'altra parte. Il problema
non ce lo poniamo, va bene lo stesso, l'importante è che comunque venga ripresa tutta la batteria bella, chiara e precisa. Oppure si potrebbe registrare con tre camere, ancora meglio, quindi ne mettiamo una sopra sempre, una laterale dalla parte del Charlie, una laterale dalla parte del Ride, ok? Con quattro camere potremo fare queste tre camere più una frontale, bene? Poi scegliamo noi, ma io credo che almeno due camere sono indispensabili per dare un buon effetto al video. Se se ne ha solo una, meglio secondo me metterla dalla parte del Charlie, in modo che riprende noi, riprende tutta la panoramica della batteria, ovviamente illuminato tutto bene, ok? Però con una camera sola è un po' il video è un po' limitato. Perché parlo di action cam anziché camere normali? Per un semplice fatto. Allora, se noi vogliamo fare un video molto figo e magari abbiamo a disposizione una bella mirrorless, una bella reflex, andiamo a posizionarla, andiamo a fare i fuochi e tutto quanto, ci rendiamo conto sicuramente, se non abbiamo già acquistato altra roba, che il campo dell'obiettivo è molto stretto. Di solito gli obiettivi standard si aggirano intorno ai 18-20 mm in poi. Le action cam e le GoPro hanno proprio la caratteristica di avere un campo molto aperto e quindi possiamo andare a riprenderci con le camere non molto lontane, però a riprendere tutta la scena, tutta la batteria, ok? Con una camera normale questo non è possibile. Io ho fatto moltissime riprese a batterie qui in studio, ma veramente tante. Qui di spazio ne ho parecchio, ho una stanza larga almeno 5 metri, quindi di spazio ne ho. Posso mettere le camere anche lontane, un metro e mezzo, due metri dalla batteria, anche di più, anche 3 metri, quella che magari posiziono avanti, perché la stanza è molto lunga, sono circa 6 metri, e quindi posso permettermi magari a volte di scegliere più qualità, quindi camere professionali, come le telecamere, le handycam della Sony, e posizionarle più lontane e avere più o meno una copertura di campo, chiamiamola così, non so come si dice, discreta, ok? Le GoPro invece, o le action cam in genere, hanno questa caratteristica di riprendere con un fuoco molto con un campo molto aperto. Addirittura le GoPro, anche altre camere penso, hanno la possibilità di scegliere se creare gli angoli un po' curvi, effetto fisheye, oppure più o meno con la stessa apertura avere una ripresa lineare, quindi significa che abbiamo tutti i lati perfettamente dritti, ok? Senza l'effetto fisheye. Anche l'effetto fisheye è carino comunque, quindi possiamo utilizzarlo, perché secondo me si dice molto con la batteria, specialmente se suoniamo qualche brano rock o hip hop o cosa del genere, quindi ci sta anche. Quindi magari quando si fa la scelta della camera, vedere se è possibile con quella camera scegliere la ripresa fisheye oppure quella lineare, ok? Con la GoPro è possibile, mi sembra dalla 5 in poi, mi sembra, non vorrei dire una cavolata. Se invece utilizziamo camere normali, come ad esempio quelle con obiettivi intercambiabili, quindi mirrorless, roba del genere, acquistare un obiettivo che ha tanto campo, ok, e nello stesso tempo una qualità discreta, costa veramente tantissimo, come comprare due o tre action cam. Quindi conviene comprare la action cam e magari andare a penalizzare leggermente la qualità, se non dobbiamo fare i video, i film, ok? Quindi per una roba casareccia va secondo me più che bene l'utilizzo delle action cam, ma mi raccomando, l'illuminazione è molto importante, altrimenti queste camere soffrono parecchio avendo un sensore veramente piccolissimo. Detto questo, parliamo un attimo di come sostenere queste camere, ok? Dove attaccarle. Per quanto riguarda le action cam abbiamo molta più flessibilità, perché possiamo utilizzare molti accessori, almeno questo per quanto riguarda GoPro. GoPro permette di attaccare la camera su un semplice treppiede, quindi con la filettatura classica fotografica, oppure di attaccare la GoPro attraverso l'accessorio ad anello con le viti. Possiamo attaccarla a delle aste, a dei tubolari, quindi qualsiasi tipo di tubolare, oppure abbiamo la possibilità di attaccare attraverso
la pinza alla GoPro, ok? Quindi abbiamo una pinza con un braccio flessibile e possiamo attaccare appunto questa pinza ovunque vogliamo e poi andare a muovere la camera come vogliamo. Questo per quanto riguarda GoPro. Per quanto riguarda camere invece non GoPro, bisogna un attimo informarsi prima per appunto constatare se c'è la possibilità poi di avere accessori che permettono di appunto avere questa flessibilità, perché quando andiamo a registrare la batteria dobbiamo già sapere prima che dobbiamo fare delle inquadrature un po' particolari, come ad esempio quella alta, che è una inquadratura non facile se andiamo a utilizzare invece delle camere normali, perché le camere normali tipo Handycam, mirrorless, reflex hanno a disposizione di solito una filettatura e basta. Bisogna un attimo prima informarsi se esistono gli accessori o meno. Bisogna anche sapere che queste camere pesano molto di più, quindi se andiamo a utilizzare ad esempio, se troviamo l'accessorio adatto, se andiamo ad attaccare una mirrorless ad un'asta microfonica, l'asta microfonica classica non riesce a reggerla, ok? Perché pesa troppo. Quindi in quel caso avremo bisogno di un'asta fotografica particolare, molto pesante, con bracci molto lunghi, e i costi cominciano poi a lievitare di brutto. Quindi un altro motivo per il quale io consiglio appunto le Action Cam è appunto perché sono leggere, hanno una marea di accessori che permettono di attaccarle ovunque, e questa è una cosa che ci torna molto comoda. Quindi, ricapitolando un attimo questa parte di come sostenere le camere, con le Action Cam abbiamo molta più flessibilità e possibilità di attaccarle più velocemente in qualsiasi punto, mentre con camere classiche, che siano Handycam, che siano reflex, che siano mirrorless, telecamere importanti qualsiasi, siamo un po' più vincolati, perché abbiamo bisogno di ad esempio per attaccare quella in alto abbiamo bisogno di accessori abbastanza costosi. Illuminazione. Allora, l'illuminazione è forse la parte più difficile o più facile, poi dipende. Perché dico questo? Perché abbiamo la possibilità di utilizzare tutto quello che vogliamo. L'importante è che posizioniamo bene le luci e scegliamo la temperatura giusta delle luci. Cos'è la temperatura? La temperatura è il calore che ha la luce. Per esempio, adesso sto utilizzando un faretto a 48 LED bianco con una temperatura, mi sembra, di 5500, non ricordo adesso il grado di temperatura. Luce bianca, tipo neon classico da fabbrica, ok? Quella è in teoria la migliore luce che possiamo sfruttare per i video, perché è una luce che non va ad interferire, non va a scaldare troppo l'ambiente o a raffreddare troppo l'ambiente fotografico. Quindi abbiamo una luce che riporta fedelmente o più o meno i colori che sono effettivamente nella ripresa. Dobbiamo posizionare le luci in modo che abbiamo una buona illuminazione ma nello stesso tempo una bassa presenza di ombre. Le ombre secondo me sono veramente fastidiose, specialmente quando si va a registrare la batteria, perché danno un po' fastidio insomma vanno a interferire con le bacchette, con tutto il resto, perché insomma sono brutte, ok? Come posizionare le luci? Allora, ad esempio qui in studio, dove di solito registro le batterie, quando registro con luce chiara e forte utilizzo 4 neon che stanno in alto, quindi sopra la batteria, più utilizzo altri 2 neon che stanno di fianco alla batteria. Di solito li piazzo non proprio di fianco ma più verso il batterista, ok? Che illumina più la batteria. Facendo così praticamente ho l'illuminazione forte da sopra, ok? Che illumina tutto bello chiaro. In più, avendo queste due luci laterali, vado a smorzare le ombre che si creano con le bacchette ad esempio e i piatti e tutto il resto sulla batteria, e illumino nello stesso tempo anche
le parti laterali della batteria, sempre utilizzando luci più o meno con la stessa temperatura, ok? Poi, volendo, oltre a queste luci possiamo aggiungere dei faretti colorati, quindi che danno un po' di colore. Magari andiamo a sparare i faretti sui piatti, sulle parti metalliche della batteria, per dare un po' di riflessi colorati. Insomma, possiamo sbizzarrirci lì in un sacco di modi. L'importante è avere di fondo l'illuminazione giusta e sufficiente per il sensore delle camere, altrimenti viene fuori un disastro poi, specialmente se le camere non hanno la possibilità di essere settate in manuale, e lì la camera fa tutto in automatico. Quando vede poca luce, poi inizia ad alzare gli ISO e viene fuori il rumore fotografico, è un casino. Quindi l'importante è che di base abbiamo luce sufficiente bianca per illuminare il tutto. E poi possiamo aggiungere altre luci colorate, tipo faretti LED, tipo, non lo so, le classiche palle piene di fasci colorati, quello che vogliamo. Ma l'importante è un fondo di luce sufficiente, bianco, per far sì che la camera registri bene tutto quanto senza problemi, senza poi andare a cercare di correggere il rumore fotografico, che è veramente molto molto fastidioso. Vi faccio un attimo vedere praticamente quello che utilizzo. Allora, ho due neon, uno piazzato qui che adesso è spento, un altro piazzato di qua che adesso è spento anche lui, e uno centrale, quello acceso, che è veramente potentissimo, stessa temperatura questi tre neon. Poi ho posizionato due fari qui che fanno luce blu sul telo nero, sia di qua che di là. Quindi abbiamo una luce blu di sfondo qua. Poi c'è questa palla che non utilizzo tantissimo, che però fa tutti una sorta di fasci colorati, che è possibile andare a cambiare di colore, farli tutti rossi, tutti blu, tutti verdi, o tutti colorati, o che si muovono, o che stanno fermi. Insomma, si può andare a comandare con un semplice telecomando. Scusate, con un semplice telecomando possiamo andare a regolare quel faretto là. Mi scuso per la situazione un po' grottesca, ma in questa stanza non mi funziona la luce. Questo, diciamo che è una sorta di magazzino dello studio. Utilizzo questi due neon LED, quindi sono a forma di neon, ma sono LED, che ho attaccato con dell'isolante su questa qui era un'asta per casse, quindi li ho attaccati qua. Poi basta che attacco la spina e li utilizzo come voglio, li piazzo come mi pare. Ne ho due, ok, quelli che dicevo prima, che metto di solito di fianco alla batteria. Poi utilizzo a volte anche questi faretti colorati, faretti molto economici, comprati su Amazon, che ho adattato a delle aste per casse, stativi, ok. Questi stativi hanno dei fori, io in questi fori ho attaccato con delle viti e delle farfalle, dei bulloni, tutte le luci, che ho fissato meglio con delle fascette, per poi collegarle ad una presa, ad una ciabatta. Quindi attaccando questa spina mi si accendono tutti e quattro i faretti, in totale 8, perché qui c'è un altro stativo. Questi faretti sono programmabili, quindi posso scegliere quale luce ogni faretto deve sparare, come deve spararla, quanta intensità, se far cambiare luce o meno. Insomma, molto comodi appunto per questo scopo e per creare quegli effetti che dicevo prima, quegli effetti di riflessi colorati. Bene, più o meno ho detto a grandi linee tutto quello che poi nei prossimi video andrò a spiegare un po' più dettagliatamente, a mostrare come io di solito vado a comportarmi per quanto riguarda appunto le registrazioni audio-video di batteria. Volevo aggiungere un'altra cosa molto importante, una cosa che a me è capitata, che non è stata poi così bella: il fatto che utilizzando qui in studio uno sfondo nero, quindi ho queste tende nere, e utilizzando Action Cam, che in teoria
nella maggior parte dei casi vengono lasciati in automatico, quindi loro decidono tutti i parametri da utilizzare per andare a registrare il video. Ho avuto dei problemi con dei video perché le camere, vedendo uno sfondo nero, cioè vedendo la maggior parte dell'inquadratura nera, tendevano ad alzare molto i parametri sia della luminosità sia degli ISO, insomma, e quindi uscivano fuori dei video veramente brutti e veramente da buttare via praticamente. Quindi poi mi sono dovuto organizzare per trovare le giuste impostazioni della GoPro per far sì che questo nero non venisse più considerato, diciamo così. Ecco, quindi ho dovuto abbassare la ISO, ho dovuto insomma fare settare delle impostazioni particolari che adesso non vi sto ad elencare. Quindi mi raccomando, se si utilizzano degli sfondi scuri, fare attenzione a questa cosa perché è veramente un problema. Di solito gli sfondi neri non sono molto utilizzati, a meno che non andiamo a montare proprio delle tende, non andiamo a montare degli sfondi fotografici, eccetera. Di solito le pareti sono o bianche o colorate e quindi il problema non si pone. Nel caso in cui abbiamo degli sfondi neri e ci piace lo sfondo nero, come utilizzo io, se utilizziamo camere non action cam, la cosa è un po' più facile, perché avendo comunque la possibilità di essere settate in manuale, avendo anche magari dei firmware più intelligenti e tutto il resto, riesce a capire la scena un po' più delle action cam, che invece vanno un po' più a fare delle riprese un po' più, diciamo, sportive, veloci, dinamiche. L'accendi, registra, è quello che vede lei, fa due conti, dice vedo nero, alzo tutto, ciao. Quindi se utilizziamo ad esempio delle mirrorless, delle reflex o delle handycam, forse per quanto riguarda questa cosa siamo un po' più avvantaggiati, mentre invece le action cam purtroppo fanno uno più uno e poi quello che esce esce. Va bene raga, per quanto riguarda un'infarinata generale su questo argomento penso di aver detto tutto. Seguiranno video un po' più dettagliati per quanto riguarda questo argomento e niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie di avermi seguito fino a qua, scusatemi il video lungo e il pippone. Ciao.